Accidenti, non posso crederci. Finalmente hanno catturato quel figlio di puttana di Tu Briggs. conosci Ma quell'uomo? certo, lo conosco. E come? Bobby Briggs è quel bastardo che mi ha ridotto su questa sedia a rotelle. E lo hanno preso. Finalmente lo hanno preso. Per la miseria, Joe, stai bene? Tieni, usa il mio fazzoletto. È tutto freddo e bagnato. Beh, è il mio fazzoletto, mi ci sono soffiato il naso tutto il giorno. Avevo prove sufficienti per sistemare Briggs, ma sapevo che una confessione registrata avrebbe reso tutto più facile. Questo ci condurrà al livello successivo. Colpiremo un mucchio di belle pollastre con i jeans sopra l'ombelico. Bobby Briggs, sei molto bravo con l'eroina. Quanta eroina c'è qui, eh, Bobby Briggs? Perché ti sei messo a parlare così? Hai un registratore? Ora sei finito, Joe Swansonson. Il nome sotto copertura era Swansonson. Sta calmo, Briggs. Se ucciderai un poliziotto, ti metteranno in galera per sempre. Intanto preparati a passare il resto della tua vita da paralitico accanto a una moglie dalla voce irritante. Conosceva Bonnie. Briggs scappò. Da allora sto su una sedia a rotelle. Briggs è fuggito durante la giornata a porte aperte in carcere, un evento che pare verrà soppresso in futuro. No, no, non posso crederci. Oh, lo riacciufferanno, non preoccuparti. Non ci riusciranno, ci sono voluti 15 anni per catturarlo. No. Avanti, capo, io so tutto di Briggs, sono l'unico qui dentro che può catturarlo. No, Swanson, tu sei emotivamente coinvolto. Lo segnerò a Grant e Casey. Loro sono talmente distaccati dal caso da non interessarsene affatto. Salve, capo. Salve. Questo non è giusto. Swanson, sai qual è il tuo incarico? Devi portarmi il tizio che si strofina il culo in tutti i Dunkin' Donuts. Desidera? Non è illegale, non è illegale, conosco la legge, non è illegale. Questo non riguarda te come poliziotto, ma riguarda te come uomo. Deciditi, Quagmire e io ti aiuteremo a consegnarlo alla giustizia. Peter, non ti avevo detto che il volontariato mi sta sulle. Va bene, accetto la tua proposta. Ho passato i miei ultimi 15 anni a raccogliere informazioni su di lui. E sono tutte qui dentro. Ogni crimine che ha commesso, ogni complice che ha. Oh, Briggs è stato anche all'All County Javis Swimming. Non ero riuscito a capirlo dal negativo. Il profilo di Briggs fatto dall'FBI dice che l'unico rapporto che ha mantenuto è con una spogliarellista di nome Tania. Secondo il fisco, attualmente lavora in un club di Atlantic City. Sarà la nostra prima tappa. Si potrà toccare in quel club? Io non lo so, Peter, forse. Bene, un'ottima cosa, ottima. Devo portare i miei jeans attillati. Ehi, Quagmire, sei mai stato qui ad Atlantic City prima d'ora? Una volta, circa 20 anni fa, perché? E vai! E vai! E vai! E vai! Libera per ballare? Certo. Mi servono informazioni. Sono stata molestata da mio padre. Sì, lo so, mi servono altre informazioni. Voglio che tu mi dica dove posso trovare Bobby Briggs. Ma dai, lo sai che non posso dare informazioni personali su un mio cliente. Va bene, allora dovrò ricorrere alla telepatia vulcaniana. È al 2820 di Ocean Boulevard, al di là del parco, appartamento 2. Complimenti, cara, e ora voglio che ti sputi in bocca. Adoro questo posto. Bene, apro la serratura. Oh, questo qui ha i cereali allo zucchero. Sua madre deve essere una in gamba. E poi ha anche un compattatore per i rifiuti. Guarda, ho compattato ogni cosa. Questa macchina è fantastica. Ah, ci rivediamo, Briggs. Ragazzi, venite, l'ho trovato! È andato da quella parte! Accidenti, Lois, se non le rispondo, quella mi uccide. Peter, sto per cadere! Ormai sei sull'orlo del baratro. Se n'è andato, ragazzi, ce l'avevo in pugno! Era la nostra unica chance! Calmati, Joe, tu non hai niente di cui vergognarti. Sei un grande poliziotto con una carriera encomiabile. Hai catturato quello che ammazzava le ragazze filippine. Sì, ma lui per me era il più importante. Questo è l'uomo che mi ha rovinato la vita, il colpevole che vale più di tutti gli altri colpevoli. Se lo avessi catturato, sarei finalmente riuscito a dormire! Dannazione!